Questo mondo onirico, fatto di colori, magie, giochi, ma anche di consapevolezze, austerità e difficoltà, non può non farmi pensare al più grande maestro di vita che io abbia mai incontrato. Maestro senza il quale oggi non potrei amare questa professione. Amo però quello che essa era e che rappresentava in passato. Senza fare troppa notizia o rumore, le voci del doppiaggio inebriavano il mio spirito, donandomi emozioni violente che oggi, ormai, posso solo ricercare dentro di me e da nessuna parte. Mi fa piacere però pensare che esista ancora quel mondo semplice, pulito, elegante e pur così professionale da non aver bisogno di mettersi in mostra. Credo che esso sia solo nascosto negli anfratti più remoti della nostra vita di tutti i giorni. Il mio intento è stato proprio quello di dimostrare che quel mondo sopracitato non ha ancora finito di splendere. Ed è per questo che dedico il lavoro a cui state per assistere a Elio Pandolfi, uno dei più grandi attori del Novecento. Antonio Viola. Lettura di Gianni Giuliano. Ciao Elio. Non dirmi che ti sei dimenticato dell'appuntamento. No, non mi sono dimenticato. Pensavo la portassi tu domani. No, era oggi. Io lavoro domani. Ma è sabato. Lo so, devo fare gli straordinari. Hai mai sentito parlare del libro di dottor Hakim? Lui dice che è importante perdonarsi l'un l'altro. Solo così si può tornare amici. Tutto questo non sarebbe mai successo se tu non l'avessi rotto. Ah sì? Beh, tutto questo non sarebbe mai successo se tu l'avessi aggiustato come promesso. Non potevo sapere che saremmo finiti in un posto dove il nostro aspirapolvere è vivo. Bene, ora lo sai. Corda. Ok, May, rilassati. Dai, su, Volete la corda? Volete la corda? Allora, la volete? Dai, su, prendetela allora! Tu hai rovinato il mio stomaco! E tu mi hai lasciato marcire al chiuso! Ora morirete entrambi! Guardatemi! Sono intero! Intero! Tu ci hai salvati dalla ruggine della cassetta! Grazie, May! Sei una vera eroina! Tutto quello che so è che Rose si è messa ad armeggiare con le sue bambole. E lo so, molto bizzarro per Rose, ma sono sicurissima, perché ho potuto vedere le sue lacrime cadere sulle bambole. Lacrime che... Chi mi manda? Nessuno! Veniamo in pace! Stiamo cercando di arrivare alla casa! La casa? Che affari avete là? Non abbiamo... Capo, forse non sono dalle parti delle vespe. Magari hanno dei superpoteri. E se ci potessero aiutare? Così vorreste arrivare alla casa. Cessate il fuoco! Prendete i cannoni! Voglio una copertura aerea! Codice rosso, inseguiteli! Forza, forza, forza! Non temete, ne avete già sconfitte due. Ecco perché vi serviranno queste, le mie ultime creazioni di massima tecnologia, la Sparalinfa Abshaki 57. Certamente, capo. Attenzione, numero eccessivo di vespe rilevato all'interno dell'albero. La loro continua proliferazione potrebbe causare ingenti danni ai sistemi operativi. Ehi, non uccidetemi. Sono solo un insetto. Nemmeno mi piacciono le vespe. Sono solo un mercenario. Combatto per chiunque mi fornisca viveri. Intrusi! Come usate sfidare la regina? Bugiardi! Io sono la vespa regina! Ci hai ingannati! Nessun calabrone! Guardate! È nettare! Lupa il nostro nettare! Uccidiamoli! Non ho più alcuna ragione per vivere. Non sono più la vespa regina. Che senso ha vivere se non si è speciale? Ma tu sei... Rose mi ha preso il museo spaziale e da allora siamo diventati inseparabili. Io sono l'unico che può proteggere Rose dall'oscurità dell'universo. Beh, sai... Io non credo proprio... Non credere di farla franca! Sono io, il re della vasca da bagno! Spara quella palla di cannone e tenta di colpire il palloncino e così avrai libero accesso al magico castello!
Come osi insultare Kitty Terzo, regina del magico castello? Insomma, sua maestà! Gente... La regina non concede udienze con i contadini. Sta. Mostramela. Sta. Ciao. Non c'è bisogno di inginocchiarsi. Sono Kuti, la regina, la migliore amica di Rose. Volete dei biscotti? Sembrate tristi. Cosa c'è che non va? Per questo esistono gli amici. Ehi, belli, dove andiamo? No, no, te lo scordi il luogo malfamato quello. Sì, sono ignoranti. Sì, quella schifezza viola ha distrutto tutto. Al massimo possiamo portarvi alla grande fontana. Tariffa fissa in anticipo, 3 larve ciascuno. Nessuno può strapparti i tuoi sogni, a meno che non sia tu stesso a farlo. Tutto dipende da te. Vorrai rinunciare ancora? Diciamo che non sono visibili. Provate a prendere le chiavi, se ci riuscite. Ecco. Sì, certo. Smammate, ragazzini. Noi li abbiamo lasciati a casa. Questo è quello che dicono tutti. Dottor Hakim, amico, sono con te? Sì, no. Sì, sì. Scusatemi, allora. Dal cielo venni, la terra visitai. Era talmente bella, e quindi vi restai. Speriamo che i cuori dei giovani sapran tutti al rispetto dei vecchi, e che questi comprendano i giovani, con più giovani cuori di vecchi. Il racconto che state per sentire può sembrare simile a molti altri già raccontati, ma in realtà ha dell'incredibile. E così si conclude la magica avventura di Cody e May. Fine.